Ciao a tutti da Streamardo.com, quest'oggi andiamo a fare l'unboxing della nuova Sapphire R9 del 90 Vapor X, scheda di Sapphire di fascia altissima che va a contrastare la GTX 780 di Nvidia. Andiamo ad analizzare la scatola e poi successivamente la scheda. Come possiamo vedere dalla parte frontale della scatola troviamo l'immagine di un cyborg affiancato dal logo della Sapphire e dall'indirizzo web del sito Sapphire. Abbiamo in alto a destra il nome della serie che è VaporX R9 del 90 e in basso a sinistra abbiamo due bollini che ci indicano che all'interno della confezione è presente un cavo HDMI da 1,8 m e che la scheda è una versione overclockata di fabbrica. In basso più in basso troviamo le specifiche maggiori di questa scheda che sono i 4 GB GDDR5, la tecnologia VaporX e 3X, una speciale tecnologia per quanto riguarda le ventole di questo dissipatore. Abbiamo l'architettura Graphic Core Next, la tecnologia API Mantle e la compatibilità con i sistemi UEFI. Nella parte posteriore della scatola troviamo un breve riassunto, una breve descrizione della scheda, quindi una breve introduzione su tutte le caratteristiche e le funzionalità di questa scheda. A destra troviamo varie didascalie che ci spiegano le caratteristiche e le specifiche tecniche di questa scheda e particolari tecnologie, come quella del controllo intelligente delle ventole, in quanto la scheda quando sarà in idle funzionerà solo la ventola centrale, mentre altre due ventole esterne saranno ferme. Inoltre ci ha segnalato che la confezione di questa Sapphire è completamente costituita da cartone riciclato. Nella parte inferiore troviamo le specifiche tecniche e i requisiti di sistema per montare questa scheda. Ora andiamo ad aprire la confezione. Al di sotto dell'involucro esterno troviamo il cartonato che al suo interno cela una seconda scatola che contiene gli accessori. Allora, gli accessori che troviamo sono due adattatori 8 pin Molex. Troviamo varie foglietti per quanto riguarda la garanzia e la manualistica. Poi troviamo CD driver con sticker all'interno, cavo HDMI da 1,8 m, un mousepad Sapphire della serie R9 e nient'altro. Al di sotto di questa protezione in spugna troviamo la scheda all'interno di una busta antielettricità statica imbottita. Adesso vi mostriamo la scheda. Eccola qui. E andiamo a zoomare per vederla nel dettaglio. Allora, come possiamo vedere, questa scheda monta un dissipatore di notevoli dimensioni. Infatti, la scheda occupa 2 slot e mezzo, quindi dovremo fare attenzione quando sceglieremo i componenti per il nostro PC, che il tutto entri perfettamente. E, come possiamo vedere, abbiamo una cover in due colorazioni, in materiale plastico, una colorazione nero opaca, una colorazione blu mare, e abbiamo tre ventole da 90 mm con tecnologie proprietarie di Sapphire che analizzeremo meglio nella recensione scritta. Queste tre ventole vanno a raffreddare un radiatore sottostante in alluminio e presenta al di sotto una camera di vapore che trasferirà il calore dalla GPU all'heat pipe rame che le trasferiranno tale calore al radiatore in alluminio. Infatti questa scheda presenta tecnologia VaporX, cioè quella che presenta una camera di vapore.
Questa camera di vapore contiene un liquido a basso punto di ebollizione che, quando sollecitato dal calore della GPU, evapora e attraverso l'heatpipes arriva al radiatore in alluminio. E tramite le ventole questo vapore viene riportato allo stato liquido. Comunque lo spiegheremo meglio il funzionamento di questa tecnologia nella recensione scritta, in quanto è abbastanza lungo da spiegare. Mostrando la parte superiore della scheda, troviamo il logo Sapphire che si illuminerà di blu quando la scheda sarà in funzione. Notiamo l'assenza del connettore Crossfire in quanto le schede RNA 290 e 290X sfruttano la tecnologia Crossfire tramite bus da 512 bit. Notiamo una placchetta in alluminio che va a raffreddare circuiteria VRM e le memorie, il pulsante per abilitare la funzione UEFI, e abbiamo due connettori 8 pin PCI Express per quanto riguarda l'alimentazione, in quanto è una scheda che consuma molti watt. Adesso analizziamo la parte posteriore, che rileva un bellissimo backplate in alluminio spazzolato con varie serigrafie in vari colori. Infatti troviamo il colore nero predominante dell'alluminio spazzolato e dei disegni in colorazione grigio e blu con il logo VaporX scritto in blu. Vediamo che non è presente alcun bollino sulle viti posteriori, quindi possiamo cambiare pasta termica, cambiare dissipatore o mettere un waterblock per impianti a liquido senza perdere la garanzia. Notiamo alcuni fori sul backplate per far respirare meglio la scheda, e inoltre questo backplate ha una doppia funzione, in quanto permette alla scheda di non flettersi sotto il peso del dissipatore. Ricordo che la scheda pesa 1,25 kg, quindi una scheda molto pesante, ed inoltre dissipa meglio il calore prodotto dalla scheda. Abbiamo inoltre qua un pulsantino e per abilitare o disabilitare quella funzione intelligente del controllo delle ventole che è proprietaria di questa scheda, di questo dissipatore. E per la parte posteriore possiamo dire che è tutto. La parte inferiore troviamo il logo Sapphire, che non si illuminerà di blu in questo caso in quanto non è presente un LED, e troviamo l'estensione della quella placchetta in alluminio che dissipa RAM e VRM. Inoltre troviamo il connettore PCI Express 3.0. Adesso andremo a smontare la scheda e a mostrarvi il PCB di questa R9290. Quindi aspettate. Eccoci qui, quindi con il dissipatore dell'R9290 VaporX completamente smontato. E la qualità esterna della scheda la riscontriamo anche nella qualità del PCB e dei componenti installati sullo stesso. Come prima cosa notiamo questo bellissimo dissipatore in alluminio che ha il compito di dissipare la sezione VRM, che ha impresso sopra il logo Sapphire argentato. Le fasi di alimentazione del core della GPU sono 6 e sono raffreddati, come abbiamo detto, da questo dissipatore. Inoltre troviamo due connettori per le ventole che sono posizionati sul dissipatore. Poi troviamo tutti questi chip riguardanti le RAM, che sono Hynix e sono in totale 4 GB, come abbiamo detto. All'interno troviamo il core della GPU e a sinistra troviamo le fasi dedicate alle memorie, che sono 2. Inoltre, qui in alto a sinistra troviamo il connettore sempre per le ventole, pensiamo sia quello che ha il compito di gestire la tecnologia intelligente di gestione delle ventole, proprietaria di Sapphire. Adesso facciamo vedere le uscite video di questa scheda, che sono una DisplayPort, un HDMI e due DV. Dopo aver analizzato completamente il PCB della scheda, andiamo a vedere il dissipatore smontato.
Allora. Ecco qui il dissipatore che, come possiamo vedere, ha tutti i pad termici per dissipare le memorie e ha la struttura, la placca in alluminio, quindi raffredda solo le memorie e non i VRM che sono dissipati da quel piccolo dissipatore in alluminio. Inoltre, sono dissipate anche le sezioni di alimentazione per quanto riguarda le due fasi delle RAM, queste qui, dove c'è il corrispettivo pad termico. Inoltre, cosa fondamentale da notare è questa grande placca in rame che è alla base della camera di vapore, che contiene quindi il liquido a basso punto di ebollizione che trasferisce il calore dalla GPU al dissipatore in alluminio. Possiamo dire che con questo video unboxing è davvero tutto. Vi lasciamo con l'immagine del PCB di questa splendida scheda. Per questo video unboxing quindi è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale e vi rimandiamo al prossimo video unboxing. Ciao!